Siamo a un elevato carico evidentemente di connessioni, infatti è apparsa poco fa una scritta: carichi elevati presso i fornitori di servizi possono causare alcuni problemi di prestazione, ed è capitato proprio a noi nel momento clou, quando avevamo, dicevo, in diretta da Oristano Ilaria Canu. Ilaria Canu è con Buongiorno. noi per raccontarci una storia che è stata certamente difficile, per la quale ci è voluta certamente una grande disciplina, un grande carattere, ma tutto sommato è una storia a lieto fine. Perché, dicevo prima, eccola qua, Ilaria, sei apparsa, finalmente forse riusciamo anche a sentirti, anche io. Buongiorno, Antonio, sì. Ciao, ciao, buongiorno. Dicevo, perché siamo qua? Io ieri, scorrendo la mia bacheca di Facebook, ho visto il messaggio di questo mio contatto, di Ilaria, appunto, che raccontava di essere riapparsa, di essere tornata sui social network ben 2 settimane dopo esserne sparita improvvisamente, perché aveva finalmente avuto un risultato anche del secondo tampone negativo che certificava il fatto che non era più affetta da coronavirus. Dunque, evidentemente qualcosa era successo nelle 2 settimane precedenti, noi non lo sapevamo, almeno io e tutti i suoi contatti Facebook, gran parte dei suoi contatti non lo sapevano, ma lei era uno di quei numeri, di quei 1.000 contagiati, di quei 1.000 casi che in Sardegna sono stati registrati dall'inizio dell'emergenza. E niente, insomma, poi ha scritto anche altre cose. Io con te vorrò indagare meglio, insomma, su alcune delle cose che ci hai raccontato e che sono accadute. Ma naturalmente la prima domanda che devo farti è: come stai, anzitutto? Sei una sopravvissuta? Ti senti una sopravvissuta, tra virgolette? Finalmente posso dire che sto bene, ho ancora qualche strascico, però è andata, finalmente. Senti, naturalmente, insomma, io, per me è la prima volta, no? Come giornalista che parlo con una persona che è passata per quello che tutti noi sentiamo raccontare, non solo in Sardegna, ma riguarda tutta l'Italia e tutto il mondo. Anzitutto, insomma, ti chiedono insieme a noi di ricostruire come questa vicenda è iniziata. Cioè, da un giorno all'altro tu hai avuto qualche sintomo, perché immagino poi i tamponi li fanno solo ai sintomatici, ed è lì è avviata. Ci puoi raccontare com'è nata questa storia? Guarda, in realtà, allora io ero in contatto già da qualche giorno con una mia carissima amica che mi aveva fatto sapere di avere una febbre persistente e molto alta appunto da qualche giorno, ma ovviamente non vai a pensare che qualcuno a te vicino possa aver contratto il Covid. Quindi cosa è successo? Io così un giorno ho avuto dei forti dolori muscolari alle gambe soprattutto. Mi sono un po' insospettita perché erano di forte intensità comunque. E manco a farla apposta, lei poi il giorno stesso mi ha comunicato di essere stata contagiata dal coronavirus e mi ha anche allertato perché noi eravamo entrate in contatto comunque diversi giorni prima, ben 10 giorni prima. Quindi ho notato poi di avere una leggera febbriciattola e a questo punto ho chiamato il mio medico di base che immediatamente ha avvisato l'ufficio di igiene pubblica. Quindi io fortunatamente il giorno dopo sono subito stata tamponata, diciamo, passami il termine. Sottoposta a tampone. Dunque, non sei passata per il pronto soccorso o per il triage che c'è prima, tutto in casa. No, 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 io ho fatto tutto da casa, sono venuti qua e mi hanno fatto il tampone. Questo è Quindi successo verso il 15 marzo, 18. questo è successo, io ho fatto il tampone il 18 di marzo. Ero entrata in contatto con questa mia amica ben prima del 10 marzo, quindi io ho avuto un periodo di incubazione particolarmente lungo rispetto ai 5 giorni canonici Dunque, praticamente tu normativi. sei, insomma, una fonte privilegiata che ci può raccontare di come poi le procedure effettivamente si mettono in piedi. Dunque, tu non sei passata per il pronto soccorso, non sei passata per il triage, ma hai fatto il tampone, lo screening a casa e hai ricevuto diciamo così, il Sì. referto. Ecco, dal punto di vista pratico,
tu è stato sin da subito deciso che tu dovessi osservare un periodo di isolamento fiduciario e non passare per l'ospedale? E cosa è successo alle persone che vivono con te? Non so se sei sposata, allora, se vivi con i tuoi genitori. Se... Sì, io allora intanto immediatamente, ben prima, quindi il giorno prima che loro mi facessero il tampone, mi hanno assolutamente detto di isolarmi, di cercare di stare in una parte comunque in cui io non venissi in contatto con nessuno di casa mia. Fortunatamente abbiamo... Si è bloccato, non so se mi sono bloccato io. Appunto io mi sono rifugiata e dove sto tuttora. Okay. Ormai è il mio regno. Diciamo che io ero già un caso un po' particolare perché avevo avuto un contatto con un positivo. Quindi devo dire anche grazie all'ASL che comunque ha provveduto immediatamente a farmi il tampone. E secondo me questa è stata una cosa non di poco conto, perché tutto sommato la mia... il mio non mi viene il termine, però il decorso della malattia, esatto, scusami, non mi veniva, è stato tutto sommato buono rispetto a come poteva andare, secondo me, solo perché ho iniziato immediatamente le cure. Comunque la mia famiglia, tutti hanno dovuto fare il tampone, compreso mio nipotino che ha solo 4 anni. Ma fortunatamente sono stati tutti negativi, quindi questa bestiaccia me la sono tenuta io, almeno quello. L'ho dovuta combattere da sola. Di non aver nessuno. Ecco, come funziona quando uno ha il coronavirus ed è in stato di isolamento fiduciario a casa? Quali sono i contatti con le strutture sanitarie e come si svolgono? Allora, intanto il protocollo prevede che sia la ASL a contattarti 2 volte al giorno, per sapere l'evolversi dei sintomi, perché chiaramente a ogni minimo cambiamento ti possono sempre proporre un ricovero, ovviamente, perché è giusto, certo, così. Certo, naturalmente c'è anche chi ha avuto bisogno della terapia intensiva, per esempio, esatto, perché esatto, la difficoltà respiratoria. Esatto, quindi qua non è mai venuto nessuno, a parte appunto i contatti telefonici che sono stati tanti, avrei anche parecchia gente da ringraziare, in senso che parecchi amici medici mi hanno comunque seguito tutti i giorni di continuo, compreso il mio medico di base, che ringrazio, che è Franco Ledda, tra l'altro, che ogni giorno, a qualsiasi ora, dalla mattina presto... Si sincerava delle tue condizioni. Ecco, i sintomi che poi hai avuto delle febbri alte, hai avuto la tosse, hai avuto quello che si dice che siano i sintomi poi del Covid-19? Sì, sì, tutti. In realtà i sintomi cambiavano di giorno in giorno. Ogni giorno si aggiungeva qualcosa. In realtà non ho mai avuto febbri particolarmente alte, cioè al massimo arrivavano a 38,2. Però particolarmente lunghe. Devo dire che la cosa peggiore sono senz'altro stati i dolori muscolari, che ho detto prima, perché erano di un livello e di un'intensità incredibile, mal di testa, forte mal di testa. Poi a un certo punto mi è scomparso completamente il gusto e l'olfatto. Pur non avendo la congestione nasale, così all'improvviso, e questo è un sintomo che pare essere uno dei principali, tra l'altro. Ecco, adesso che sei diventata negativa ti stanno tornando questi sintomi? Sì, okay. Sì, perché era una cosa che si diceva, che non sempre a tutti sono, esatto, no, a me sono tornati, per fortuna, qualche giorno fa, quindi li ho avuti per tutto il decorso della malattia. Poi è arrivata la tosse stizzosa, senso di oppressione, però avevo il mio prezioso saturimetro che mi ha fatto compagnia per tanti giorni, per fortuna è andato sempre tutto bene. Questo lo blocco un attimo, fin qui ti ho chiesto le cose di raccontarci, fare una specie di cronaca, le cose pratiche, no? Dei protocolli, di come è accaduto, però non posso non chiederti
alla persona Ilaria, alla ragazza Ilaria, il giorno che hai avuto i sintomi e il giorno poi che hai avuto il risultato del referto, ci sono diversi modi poi di reagire, diversi modi di raccontare come ti piomba addosso eventualmente una cosa di questo tipo. Ci puoi raccontare le tue sensazioni e quali sono stati anche psicologicamente gli impatti con una cosa così devastante come è quella che appunto ti è capitata? Non è stato facile, Anthony, per niente, perché quando ti comunicano che sei positiva ti crolla il mondo addosso, anche perché siamo bombardati tutti i giorni dai TG, trasmissioni varie, tutte purtroppo con tono catastrofico, e non sai a cosa andrai incontro quando ti dicono che sei positiva, come andrà, come non... è un'incognita purtroppo, e quindi all'inizio l'ho presa male, veramente male, mi sono un po' chiusa, ho cercato anche di tenere la cosa riservata per quanto era... Qui arriviamo a quelle altre cose che hai scritto ieri. Sono entrata un po' in crisi, lo devo ammettere. Immagino che appunto non sia facile. Ecco, nel post che tu hai scritto ieri, io ho desunto, poi me l'hai confermato quando ti ho contattato privatamente, che tu avessi cancellato il profilo Facebook provvisoriamente perché infastidita dal fatto che il tuo nome e la tua foto avesse preso a circolare nelle chat di WhatsApp in giro per la città e per il territorio, e che quasi, invece di un moto di solidarietà, ci fosse quasi un moto di accusa, esatto, o un sospetto, ecco, dagli all'untore o all'untrice. Esatto. In questo caso immagino che questo sia una specie di pena accessoria, perché già deve confrontarsi con una diagnosi psicologicamente, sì, non facile. Ci puoi raccontare anche questo? Ecco, dopo quanto hai ricevuto il referto, hai cominciato a ricevere telefonate o messaggi di gente che sapeva già quanto era accaduto, quasi in tempo reale? Quasi immediatamente, sì. La riservatezza? Poco dopo. Quindi la cosa mi ha lasciato un po' perplessa, a dire la verità, posto che c'era chi era in contatto con me, che sapeva che avevo fatto il tampone e tutto il resto, però altra gente non so come l'abbia saputo. Però a parte questo, diciamo che poi, come io avevo ipotizzato, ho saputo che per WhatsApp girava la mia foto del profilo di Facebook, con tanto di nome, si è praticamente scatenata la caccia all'untore, cosa che io so essere successa anche con i contagiati precedenti a me. Adesso la cosa che mi lascia un po' interdetta è che comunque non è una colpa prendersi il coronavirus. Io l'ho preso per caso, da una persona, che quindi una mia carissima amica, che sembrava stare benissimo, tra l'altro, e in tempi non sospetti comunque. Ma sapere che la mia foto circolava mi ha portato a cancellarmi da Facebook, proprio per evitare che ci fosse una sorta di curiosità sulla mia persona, no? Mi immaginavo la gente che andava lì a controllare chi fossi, anche perché Orisano è una piccola realtà. Una piccola città dove ci si conosce quasi tutti, specialmente poi di una certa età, quella fascia d'età magari tu conosci, poi tu lavori, mi pare, in ambito che è molto vicino alla Sartiglia, che è molto vicino, insomma, alle iniziative pubbliche. Quindi l'ho vissuta un po' così. Sapevo che sarebbe successo, anche perché qua siamo fortunatamente ancora pochi ad aver contratto il Covid, quindi c'era una sorta di curiosità. Però io ieri con quel posto ho voluto togliermi qualche sassolino, perché comunque oggi è toccato a me, domani toccherà un altro, e non c'è colpa a prenderselo. Io questo l'ho capito solo qualche giorno dopo. Stando qua da sola ho avuto modo di riflettere, ovviamente, su tutta questa vicenda, e ho pensato: perché mi devo vergognare di averlo preso?
Non è una colpa. Certo. Senti, dal punto di vista pratico adesso, i due tamponi sono negativi, dunque tu sei ufficialmente guarita. E come progetto, però puoi già uscire, puoi già riprendere a lavorare, oppure cosa prevede la procedura adesso? Devo fare altre 2 settimane di quarantena obbligatoria, quindi rimarrò ancora qua per cautela. Diciamo che è una precauzione che si prendono, insomma. Essendo questo un virus, tra l'altro nuovo, che non è conosciuto, di cui del corso non è conosciuto. Esatto, quindi starò ancora qua, ma fortunatamente sto bene. Ieri la prima cosa che ho fatto, poi mi sono bevuta un bel bicchiere di birra perché ci voleva, dopo 20 giorni di antibiotico. Dunque, Vabbè. siete dedicati alle cose di voi giovani. Ma si dice che adesso chi è guarito e chi è in giovane età potrà essere utile alla ricerca perché verranno fatti dei prelievi sierologici per capire quali anticorpi si sono sviluppati e perché in futuro, anche per quelli che lo hanno passato in maniera asintomatica, ci potrà essere una specie di patentino di immunità che potrà consentire di spostarsi liberamente, di vivere un po' più liberamente rispetto ancora a chi è a rischio. Tu naturalmente sarai disponibile se nel caso le autorità sanitarie ti chiederanno di sottoporti a questi esami. Sì, anzi io avantieri, quando sono stata chiamata dall'ASL per il consueto controllo, mi sono anche proposta, addirittura ho chiesto anche eventualmente se dovesse servire un donatore di plasma, perché ho sentito che in alcune regioni stanno facendo trasfusioni di plasma da soggetti che hanno contratto il virus e l'hanno passato a soggetti malati. È un esperimento, però se Per dovesse cercare di servire. trasmettere questi anticorpi sviluppati nel frattempo Sì, dalla però se dovesse servire assolutamente sì. lì a disposizione. Perfetto. Mi sembra il minimo, Senti, diciamo. naturalmente è ancora presto per chiederti cosa farai quando finisce anche questa quarantena, anche perché poi fra 14 giorni ti informo che comunque il resto del mondo non potrà comunque uscire di casa se non per andare a lavorare o fare la spesa. Però almeno a fare la spesa potrei andare fra 2 settimane. Speriamo, perché guarda, l'unica cosa che vorrei. Ho il desiderio di fare una passeggiata all'aria aperta. Quella è ancora vietata. Si può Andare al fare mare, nei sì. pressi della casa. Certo, quando potrò uscire solo al supermercato, non so dove altro potrei andare. Un'ultima cosa. Siccome c'è stata tanta polemica, io lo capisco, essendo un cronista, credo che tutto vada sempre verificato, tutto vada sempre raccontato, soprattutto quello che non funziona, però va raccontato anche quando le cose funzionano. Ecco, nel tuo caso, non essendo passata per il pronto soccorso, dunque non hai rischiato di infettare nessun altro, sei stata seguita a casa, hai recuperato, mi pare di capire che tu sei uno di quei casi che dimostrano che il protocollo adesso rischia di funzionare, che già questa sarebbe una notizia. Sì, assolutamente sì. Io devo dire che, allora, innanzitutto, io ho anche chiamato il numero per le emergenze, ma dopo un colloquio abbastanza lungo, anche loro mi hanno detto che comunque il protocollo prevedeva che fosse il medico di base, in ogni caso, ad attivare l'ufficio di igiene, medico che io avevo anche già sentito. È che immediatamente mi ha fatto contattare dall'ASL, questo lo devo dire, cioè, sono stati veramente tempestivi. Io la mattina mi ha chiamato l'ASL, la sera, anzi il pomeriggio, già avevo fatto il Ma poi tampone. la cosa importante che mi pare di capire, comunque se questo è accaduto verso il 18 marzo, che finalmente a quella data si era capito che non bisognava far transitare gli infetti da Covid-19 per gli ospedali, perché poi il rischio sarebbe stato infettare i medici, infettare altri pazienti, infettare il personale sanitario e poi innescare quello che abbiamo visto essere successo a Codogno, a Lodi, ad Alzano Lombardo e forse in Sardegna, anche a Sassari, qualcuno teme anche a Nuoro. Comunque, insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Naturalmente noi facciamo il tifo per te, perché questi ulteriori 14 giorni passino in fretta e tu possa tornare alla vita normale e ti facciamo i complimenti soprattutto per lo spirito col quale hai affrontato questo passaggio e anche per lo spirito di trasparenza col quale oggi ti sei messa a disposizione per raccontare la tua storia, che io credo possa aiutare molte altre persone, alcuni di quelli che la guarderanno, che la racconteranno, poi anche ad altri, di non farsi prendere sempre solo dallo scoramento, perché anche tra quelli che vengono contagiati, oltre il 90% ormai
guariscono senza strascichi, un'altra percentuale di quel 10%, del restante 10% passa per l'ospedale, affronta questioni che certamente non sono facili, solo una piccola parte, specialmente chi ha già patologie o chi è avanti con l'età, può rischiare la vita. Questo è importante chiarirlo, e tu sei, diciamo, un esempio vivente e anche in buon spirito. Dunque, grazie Ilaria. Grazie Anthony, grazie a te. Grazie e buon proseguimento, insomma, in bocca al lupo e auguri per tutto. Grazie. Grazie a Ilaria Cano, è stata veramente gentile a mettersi a disposizione a raccontare a tutti voi, a me e a tutti voi, la vicenda, le vicende che l'hanno riguardata. Crediamo che possa essere stato un servizio utile, perché, ripeto, servito per capire cosa succede e anche per capire, per far capire a chi dovesse magari in futuro sventuratamente incontrare la malattia, capire che se ne può uscire col buon spirito che Ilaria ha dimostrato. Grazie a tutti, ci ritroviamo con chi vorrà fra appena qualche minuto, perché abbiamo questa edizione straordinaria, abbiamo poi invece la trasmissione già prevista, avevo già annunciato, con Filomena Campus e Andrea Muggia, che tra l'altro sono già pronti. Buona mattinata a tutti.